quasi tutto pronto per il derby numero 112 di Basket City. Domenica alle 20:45 il Paladozza si trasformerà in una bolgia. La F è alla ricerca di punti salvezza, diventata non così impossibile dopo il successo al Pallaverde contro Treviso, e la Virtus, che vuole dare continuità ai risultati tra campionato italiano ed europeo. Coach Martino spera di recuperare in un colpo solo Arradori e Feldein, autore all'andata della sua migliore prestazione condita da 15 punti. Scarioli, invece, quasi certamente, non potrà contare su Paiola, positivo al Covid, e Belinelli, che ieri è uscito anzitempo dal Taliercio per un problema muscolare alla coscia sinistra. Potrebbe però essere arrivato il momento di Schenghelia, che aspetta ancora la prima convocazione bianconera. L'ottimo successo di ieri sera a Venezia ha consegnato alla Segafredo il quarto posto del gruppo B di Eurocup, ma soprattutto un JT da 24 punti e 12 rimbalzi e un Teodosic da 13 assist. Anche Hackett non ha deluso le attese. Sicuramente nel giorno in cui non c'è Alessandro Paiola, è stato neanche titolare fino adesso, era importante avere un giocatore esperto in campo che potesse fare buone giocate difensive, anche fare buone giocate offensive in momenti importanti, alleviare un po' Miloš dal compito senza Belì di dover giocare tutti i pick and roll, tutte le azioni per creare vantaggi. Era ancora un po' perso magari su qualche gioco, su qualche situazione tattica, ma la classe, la durezza, l'esperienza ovviamente non si dimenticano, sono un grande apporto per la nostra squadra, senza dubbio.